Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il 21 giugno una legge per l'erogazione di contributi a enti e associazioni culturali. Il testo prescrive i requisiti per l'iscrizione a una tabella istituita dalla Giunta. Sanità, lavoro e formazione professionale sono i temi toccati da Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti, in occasione della relazione annuale dell'attività 2015-2016 illustrata all'Assemblea regionale. Tra le maggiori problematiche emerse, quella del sovraffollamento di alcune case di reclusione. Bruno Mellano, garante dei detenuti. Come garante dei detenuti mi sono permesso di fare un appello all'istituzione regionale piemontese affinché riprenda quel ruolo importante e significativo che negli ultimi decenni ha svolto, non solo con finanziamenti e contributi, ma anche con le linee guida, con l'indirizzo, con le scelte politiche di fondo. Approvato il programma annuale 2016 dell'Istituto di Ricerche Sociali del Piemonte, il documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico, è il frutto anche del confronto con le direzioni regionali e prevede un finanziamento di 4,4 milioni di euro. Dedicata a Dante Di Nanni, partigiano morto all'età di 19 anni, la Due Giorni di Musica, Il Cielo a Via Di Nanni, a Torino, nel cuore di Borgo San Paolo, storico quartiere operaio e uno dei baluardi della resistenza cittadina. Nino Boeti, vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte. Stiamo cercando forme nuove per raccontare ai giovani la resistenza, un modo per spiegare ai ragazzi che 72 anni fa giovani della loro stessa età furono uccisi per consentire loro di vivere in un paese civile e democratico. Maria Grazia Sestero, Ampi Torino. Bisogna parlare ai giovani perché il ricordo, la memoria della resistenza va trasmessa e va trasmessa nelle forme opportune. È evidente che linguaggi che sono propri di altre fasce d'età non vanno bene. E io credo che avvicinare attraverso la musica a questi avvenimenti i giovani sia un atto importante, un percorso importante. Nel 40° anniversario della morte del comandante Enrico Martini Mauri è stata presentata a Palazzo Lascaris la riedizione 2016 del libro Partigiani Penne Nere. L'incontro è stato organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione con il Centro Pannunzio. Palazzo Lascaris ha ospitato la presentazione dello stemmario civico piemontese, una raccolta degli stemmi civici di tutti i comuni del Piemonte. La pubblicazione, curata dal Consiglio regionale, comprende aneddoti su storia del territorio, etimologia dei nomi e curiosità. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.